Buongiorno Sinsauri, le GT3 le hanno tutti, noi partiamo con una DTM, AMG Mercedes Classe C. DTM, un mostro inadatto a questo percorso, ma noi ce ne sbattiamo i coglioni e la proviamo. Vediamo quanti alberi abbattiamo. Allora, un affare del genere su ste strade non è un'auto, è un missile. Cazzarola se va forte. Sound da paura, ma è quello che ci aspettiamo da Race Room. Un sound da paura. Gli interni delle macchine fanno abbastanza cagare, ma il sound e la grafica del circuito sono sempre all'altezza. Bene, godiamocela. Non so se vi siete accorti quanto mi sono divertito con questa Mercedes. Si muove da Dio, permette di affrontare con pulizia e velocità curve strette come quelle che si affrontano in montagna. Mi è piaciuta tantissimo. Come sempre, lo ripeterò mille volte, probabilmente fino alla noia, sound fantastico, ti fa sentire il motore, ti fa sentire quando è ora di cambiare, prerogativa fantastica. Di Race Room è fantastico, è anche come l'integrazione tra Sim HUB e Race Room permette di gestire benissimo i bus shaker. Come
vedete, questa macchina, anche andando a passeggio, sta in strada. Questo vuol dire, ed anche questa è una cosa che non mi stancherò mai di ripetere, che la fisica è fatta bene, non c'è quell'effetto saponetta che spesso si trova soprattutto sulle mode di chi cura molto l'estetica delle macchine ma ha poco un cazzo la stabilità delle macchine stesse. Quindi quell'effetto saponetta dove ai 20 all'ora tu giri il volante e la macchina va dritta, invece se lo fai 200 all'ora sta in strada, cosa che è pressoché assurda. Io non so se avete mai guidato una macchina con assetto sportivo in pista o comunque anche in strada molto spinta, insomma, per farle andare fuori strada o diritte ci vuole tanto fegato. Questa è pressoché perfetta e equilibrata, del resto è fatta dalla Software House, quindi questo è anche il bello di Race Room. Prima prova fatta, io spero che vi sia piaciuta e che ne seguiranno altre che vi spingeranno a fare anche voi questa prova. Ricordatevelo, questo software è gratuito, fare quello che sto facendo io non vi costa niente, basta iscriversi a Steam e scaricarlo. Se poi volete fare di più, comprarlo, averlo sempre a disposizione o gareggiarci, allora dovete pagare, ma già questo è molto appagante. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto alla prossima prova. Ciao SimSauri!